Dai, Roma-Torino si può fare rispetto a questo giro che hai fatto? Un po' meno difficoltoso, sì, o no? Un po' meno difficoltoso ma non troppo. Allora, intanto sono felicissimo che sia uscito un tuo nuovo libro. Noi ci vediamo per l'uscita di ogni libro. In TV era tanto, era qualche annetto che non ci vedevamo. Un po' di tempo, sì. Però almeno così hai ricaricato gli aneddoti. È successo qualcosa di incredibile nella tua vita negli ultimi anni? La mia vita è il giorno della marmotta. Tutti i giorni tutti uguali. Tutti i giorni uguali al giorno. Giorni uguali. Ma come fai? Adesso che cioè. Comunque l'ultimo anno è stato bello intenso, ricco di soddisfazioni, non che prima non ce ne fossero, però quest'anno insomma è stato... Non ti fai trascinare nel vortice dello show business, no? No, io sono il gobbo pasticcione, nel senso, prima pensavo che stai annunciando me, capito? Quindi, no, così, è che io sto a lavorare tutto il giorno, eccetera, a fare i disegni, cioè non è che... Sempre Re Bibbia, sì, sì, sempre sì. Lì, sempre Re Bibbia, eccetera. E com'è stato raccontare questo mondo a uno dei più grandi colossi della comunicazione, cioè Netflix? Sono riusciti a entrare nella dimensione italiana, romana, rebibbiese? Si dice rebibbiese? Sì, si dice rebibbiese, sì. Sì. Guarda, secondo me l'unica cosa che è stato un po' ostico all'inizio era l'idea che si potesse fare un cartone in cui c'è uno solo che doppia quasi tutte le voci e che parla velocissimo e che parla in romano, e questa roba sembrava... immagino, sì, soprattutto sì, a quelli di fuori che non conoscevano la situazione, una roba un po' kamikaze. Beh, invece nel resto del mondo com'è stata presa? Hai guadagnato nuovi fan? C'era gente che non ti conosceva, che ti ha scoperto attraverso la serie di Netflix? Mi scrivono da due paesi, mi scrivono dalla Spagna e dal Brasile, non lo so perché. Oh, stavo pensando, forse è un tema linguistico, è più simile a noi? Però no, dal Portogallo, cioè dalla Spagna e dal Brasile. Brasile. E basta. Non hai indagato? A uno gli ho chiesto, ma perché? E sì. No, perché mi è piaciuta, però non è che mi ha dato una motivazione. Una visione, sì, sociologica. Sì, sì, no, cioè, cosa, di cosa ti scrivono? Hola, Fero, soy Pedro. Cose carine. Cose carine. Sì, sì, tipo, mi è piaciuto. Cioè, loro sono più carini dei... Cioè, non perché gli italiani non di sono chi? Carini. Sono più carini degli no, italiani? No, cioè, sono più nella logica normale di quello che scrive cose carine. Ok, perché invece gli italiani sono... A me mi scrivono, per esempio, se uno da Milano viene a Roma e deve sapere come arriva, non so, all'ospedale Gemelli, a me mi chiedono... Ti chiedono le informazioni. Che autobus devo prendere. Ma secondo me perché ti vedono, soprattutto tu hai un pubblico, secondo me, che si è costruito negli anni con uno zoccolo duro fortissimo. E chi ti segue dall'inizio, secondo me, ti considera proprio un parente. Cioè, un ufficio informazione. Un ufficio informazione, un infopoint. Sì. Ti hanno preso per un infopoint. Probabilmente sì. Ce l'hai avuta la parabola... Di quelli che partono da una dimensione piccola, perché comunque il fumetto non è l'industria trainante del paese fino all'avvento di Zero Calcare. E poi adesso c'è tanta gente, si lamentano che adesso sei diventato troppo famoso. Sì, si lamentano, sì, tutti. Di tutto, tutti, si lamentano di tutto. E cosa vogliono da te? La grande questione è che essendoci tante persone, la pratica dei disegnetti che uno fa non riesce più a essere immediata per tu, cioè se ci stanno 500 persone uno dovrà fare la fila per averci il suo, certo, disegno. E invece chi non vuole fare la fila comincia a dire: ah no, perché tu ormai hai fatto i soldi, perché sennò eccetera. Per la fila, che poi provano a scavallare la fila, sì, si inventano i trucchetti per... Madonna di Dio, sì, 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 cosa sì dicono? Beh, intanto portano bambini evidentemente a cui non frega niente. I miei due li ho fatti per saltare l'aeroporto, la fila, sì sì, li ho fatti per quello, perché servono. Sì, tu ci caschi? Beh, io vedo bambini che non hanno evidentemente nessun interesse nei miei confronti, l'ha annoiati, e dice no, ma il bambino vorrebbe ci tanto, eccetera. Ci terrebbe tantissimo, sì, 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 sì. Ma tu sei famoso anche per fare questi firmacopie, in cui, siccome è una persona eccezionale, si dedica veramente a ogni persona che va lì col libro per fare la dedica personalizzata, che non è una firma, no? Come hai firmacopie dei dischi, eccetera. Vi fa proprio il disegnino. Forse non lo devo sponsorizzare troppo, questa roba qua. Per forza. Cioè, forse è meglio, eh? Io lo devo fare per forza. No, beh, però è una cosa ovviamente che ci impiega tempo. Non è che butta lì uno schizzettino, perché poi ognuno viene e dice: mi disegni a me su un cavallo mentre scalo l'Empire State Building con una tavola da surf? E lui si mette lì e fa tutte queste cose. E durano tantissime ore. 13 ore anche. 13 ore di firma, sì, coppia. Però vieni, ti do un abbraccio perché ti vedo veramente. Forza, forza! Forza, Michele! 13 ore! Anche lì, andando avanti, hai imparato qualche trucchetto per risparmiare tempo o sta diventando sempre peggio?
No, sta diventando sempre peggio. Nel senso che non riesco a più a divincolarmi da questa roba, perché qualsiasi passo indietro fai adesso ti dice, ah, mo stai a fare passo indietro perché hai fatto i soldi. Quindi è un meccanismo a valanga. Quella roba lì ti dà fastidio, eh? Un po' il giudizio negativo. Cioè, il TripAdvisor, la bad review su TripAdvisor. Sì, io sono un po' rosicone. Vero. Allora, io mi ricordo, era la mattina che stavo uscendo a strappare lungo i bordi. Era uscita di solito i programmi sulle serie nuove su Netflix, escono la mattina. Tu eri venuto da me in radio, quindi erano le 11 più o meno. Era appena uscita e stavi già iniziando a controllare i... Chiunque nominasse il mio nome su tutta la rete. Su tutta la rete, esatto. Io ti dicevo, no, non farlo, smettila, devi salvarti da questa cosa qua. Ce l'hai fatta, no? Sei ancora in tentativo di controllo totale. Sì, sempre in bilico col TSO. E la cosa che ti fa più arrabbiare tra quelle che leggi? No, in realtà il fatto che qualsiasi cosa, la gente non capisce che qualsiasi cosa uno prova a fare comunque scontenterà qualcuno, cioè se io decido che faccio tutte le cose la mattina, chi lavora non potrà venire, se le fai la sera, chi torna col treno non potrà venire, cioè non esiste una roba che può far contenti. Ma perché se la prendono però con te personalmente? Perché agli altri non succede questa, cioè tutti se la prendono con l'entourage, con la rete, con l'etichetta discografica, perché a te ti hanno... individuato come... Non lo so, non lo capisco, però non ce l'ho chiara questa cosa. Vai a capire. Tornando alle voci che dicevi prima, che è stata un'idea geniale quella di fare tutte le voci tu del cartone, o è stata un'idea di comodo per non dover avere altre persone che lavorassero sulla serie, era una cosa che potevi avere sotto controllo completamente tu? In realtà perché quando ho visto che quando altre persone leggevano le mie cose, interpretavano le mie cose, non riuscivo mai a sentire la mia voce, no quella vera, cioè la voce autoriale, sì, una roba sì, là. Sì. E cioè mi sembrava sempre che tradissero un po' le intenzioni mie. Quindi ho pensato, mo se faccio tutto io, se sembrerà per forza roba mia. Sì, no, è giusto. Tu leggi, rileggi i tuoi libri? No, mai. Mai, non lo fai mai. Perché adesso che me lo raccontavi, quando io leggo i tuoi fumetti, li leggo con la tua voce. Io ho fatto questa serie apposta per imporre a tutte le persone che leggono voce in quella roba. Ci hai creato un... Bravo. Bravo. Astuto Zero Calcare, molto astuto, bravo. È venuto a trovarci Valerio Mastandrea qualche tempo fa, ci ha lasciato un messaggio per te che ti farei vedere. Gli abbiamo chiesto se poteva lasciare una domanda per i nostri ospiti futuri che ovviamente erano in contatto con lui, quindi tu e De Rossi. Lui ti ha lasciato... Michele, è vero che dopo le ultime elezioni, col conseguente risultato elettorale, puoi finalmente rialzare la testa anche tu? Vogliamo rispondere qualcosa, Valerio? Ma perché lei c'ha la nonna e io c'ho Valerio Mastandrea? Perché l'età, cioè sono quasi coetanei. Vuoi rispondere qualcosa? Puoi rialzare la testa anche tu? Aspetto che votino la fiducia. Aspetta. Va bene. Aspetta, eh. Ti metto un filtro anche a te a sto punto. Ti prego, più dignitoso del suo, se puoi. C'è questo qua? Cos'è questo? Prova un po'. Aspetta, qua, carica. Ah no, questo è un inutile VHS. Questo? Non è che questo non dispiace? Questo è il mio colore vero senza te. Questo cos'è? Aspetta. Mi rende un... No, un po' di effetti trucco. Non ci sono degli effetti... Vai! Mamma mia. Vai. E aspetto che votino la fiducia per essere sicuro che andrà tutto bene e poi smetterò di vestirmi da zecca come faccio da 40 anni. Oggi gliela mandiamo! Mentre voli lassù nel cielo. Allora, veniamo al tuo nuovo libro. Ti chiederei di partire però dagli ezidi. Chi sono e cosa sei andato a fare, che storia cercavi, che cosa ti sei portato a casa? Allora, gli ezidi sono una popolazione che c'entra molto coi curdi, nel senso che parlano curdo, stanno nel territorio del Kurdistan, eccetera, però in realtà hanno una religione antichissima, zoroastriana, che gli è valsa in realtà il fatto di essere perseguitati nei secoli da tantissime entità diverse, e l'ultima volta nel 2014 in realtà hanno subito un massacro da parte dell'ISIS, che ha visto morire migliaia di uomini e
essere in realtà violentate, rapite e vendute come schiave sessuali migliaia di donne e di bambine che molte non sono ancora neanche state trovate. Loro in realtà poi sono chi è riuscito a scappare e poi insieme ai curdi del nord della Siria, del Rojava, sono ritornati armi in pugno a Shengal per cacciare l'ISIS e riprendersi casa loro, e lì hanno deciso di ricostruire una società che invece ci avesse proprio come i curdi la figura della donna al centro della società, ma anche della convivenza tra tutti i popoli, eccetera. Questa cosa in realtà viene vista male dalla Turchia da un lato e dallo Stato iracheno dall'altro, che dicono voi non potete fare questa enclave e dovete ritornare sotto l'autorità irachena, ma loro dicono l'autorità irachena è quella che ci ha fatto massacrare, noi non ci faremo mai più trovare disarmati in balia di qualcun altro, eccetera. Quindi siccome era una situazione che da un momento all'altro rischiava di precipitare per le minacce della Turchia, eccetera, era stato chiesto a una serie di persone che potevano magari raccontare, giornalisti, fumettisti nel caso mio, di andare a testimoniare quello che succedeva. È una storia simile a quella di Kobane Calling in qualche modo, no? In realtà è il continuo vero e proprio di Kobane Calling, nel senso che è il continuo di come si sta evolvendo quella situazione. Hai mai sensazione di pericolo per te stesso quando sei lì, o riuscite a muovervi in una situazione un po' più safe rispetto a chi vive quel territorio quotidianamente? No, io sono andato convinto che era safe, perché in Iraq comunque ci stanno occidentali, ci stanno gli archeologi, che cazzo ne so, ci va la gente normale. Sì. E invece no, per niente, nel senso che poi ho trovato invece una situazione che non mi aspettavo. L'Iraq è un territorio frazionato tra mille forze di influenza diverse, quindi ogni metro c'era un checkpoint, ogni checkpoint non riconosceva l'autorità del pezzo prima, una milizia filo sciita, però alleata con la Turchia, a un certo punto ci ha levato i telefoni, i documenti, ci ha portato in una caserma di servizi militari sì. Però non inquadrati nell'esercito nazionale, diciamo, irachiano. Sì, sì, sì. Insomma, quindi no, io ho vissuto sempre con molta apprensione, diciamo, però poi in realtà... E chi sta qua a casa è, immagino, in apprensione, i tuoi familiari, i tuoi amici saranno in apprensione tanto quanto, riesci a comunicare mentre sei là con loro? O sanno che parti, sanno quando torni e nel mentre fai un po' perdere le tue tracce? Bah, noi abbiamo un sistema di solito in cui almeno una volta la mattina e una volta la sera ci scriviamo, ci mandiamo una cosa per dire tutto bene, e uno sa che se questa cosa non arriva magari deve cominciare a informarsi un po' per capire che è successo. Lady Cocca si preoccupa? Sì, in realtà Lady Cocca si preoccupa della viabilità. Della viabilità? Sì, dice guida. Lady Cocca è la rappresentazione di mia madre. Fumettata della madre di cioè, chiede sempre, ma chi guida? Ma... A lei interessa? Cioè, è terrorizzata che facciamo incidenti. A me, per esempio, mi interessa come ti nutri. Come ti nutri là? In realtà... Cioè, le merendine non si trovano là, secondo me, o sì? Però sì, io... Te le porti da casa. Perché non so mai che cosa mangerò. Là però, siccome non riuscivo mai ad arrivare a Shengal... Ogni volta loro cucinavano, loro hanno la capra, l'agnello, certo. La cosa, e ci aspettavano, e alla fine noi il terzo giorno che per via dei checkpoint non arrivavamo, a un certo punto ci hanno detto noi abbiamo finito le capre perché ogni volta cuciniamo ma poi non arrivate, quindi... Vi siete fatti sgridare, un po' siete fatti sgridare anche da loro. C'è